Gino Manni si recupera la 30ª giornata di campionato e Collegiana contro Rimini. Ospiti in vantaggio dopo 24 minuti con Simoncelli che supera Feola. Va ad esultare davanti ai propri tifosi Simoncelli. Ancora la squadra di Luca Righetti in avanti. Qui siamo al minuto 39 con Arletti che libera il destro. Palla che termina sul fondo. Secondo tempo, dopo 4 minuti c'è un calcio di rigore in favore della Collegiana perché Cannoni viene atterrato da Petti. Dal dischetto si presenta Falorni che scheggia la traversa e allora il risultato non cambia. Ma al minuto 63 il destro dalla distanza di Tafi sporcato da Brighi, che significa il pareggio, è 1-1 tra Collegiana e Rimini. Rimini qui pericolosissimo, meglio protagonista assoluto Lorenzo Tafi con questo salvataggio in collaborazione con Feola, poi Collegiana pericolosa e su un altro calcio piazzato pericoloso anche il Rimini in questa circostanza. Arriviamo dunque al minuto 49 quando Zaccaria se ne va in campo aperto, vede Biagi, lo serve ma non bene e allora spreca la Collegiana, finisce 1-1 al Gino Manni.